猜你呀、Sei seduta. A piovere un pochino, non forte, però un po' di acqua viene giù. E stasera praticamente vedrete, uscirà verso non so che ora, comunque verso diciamo il tardi, e penso verso le 9 questo vlog. E in realtà avevo cominciato come video delle pulizie e poi invece adesso sto andando avanti come vlog. Sto facendo le udienze, ho fatto l'udienza, scusatemi, l'udienza di Giada con le maestre e quella di Gabriele. Mi hanno detto che comunque sono bravi e che si comportano bene, che studiano. Giada ultimamente va a scuola un po' e piange perché vuole venire a casa e tutto quanto, e infatti anche lunedì mattina mi hanno chiamato mentre ero in discarica, anzi martedì mattina, no, lunedì mattina, e
lì mettono un servizio che viene una psicologa per parlare con i bambini che vogliono, che ne hanno bisogno. E praticamente ho chiesto se poteva andare anche Giada a parlare con questa psicologa per cercare di capire come mai si mette così a piangere, lei vorrebbe stare a casa con me, Pia. E stamattina è andata, sono andati anche Gabriele e Sabrina, hanno parlato un po' con lei e boh, basta, spero che li abbia aiutati comunque il fatto di parlare un po' con questa psicologa, perché capisco che comunque il momento non è facile, soprattutto Giorgia, Gabriele e Giada ne hanno risentito un po' di questa situazione, di questi ripetuti lockdown, di questo fermo di andare a scuola, e quindi spero che vada meglio. E niente, stamattina appunto ho fatto le pulizie un po' come vedrete dal video, poi ho fatto delle lavatrici, ho cercato di capire perché l'asciugatrice non mi asciuga i panni, anche se metto 2 ore finisce magari dopo 2 ore, però i panni sono ancora umidi, non sono asciutti, boh. E quindi adesso sto cercando di capire quello, anche perché essendo che piove non posso stare fuori. Ho steso sullo stendino e vedrete, l'ho messo fuori, però abbiamo dovuto poi tirarlo dentro. Per fortuna se ne è accorto Gabriele che stava piovendo, se no era un caos, perché poi se si bagna di nuovo che ci piove sopra la devi rilavare. Quindi e adesso sto andando appunto a prendere Giorgia e mi manca ancora l'udienza di Sabrina e poi abbiamo finito. Ovviamente Pia è con me. Amore, c'è il passaggio a livello chiuso, non possiamo andare, deve passare il treno. Sì. Deve passare il treno, forse tra 6 ore passerà, non si sa, perché certe volte ci mette più tempo di quello che ci dovrebbe mettere. Infatti adesso spegnerò la macchina. Di solito spengo la macchina e poi passa il treno, quindi speriamo. E niente, adesso le bambine stavano iniziando a fare i compiti e quando torno volevo preparare un dolce e volevo fare i biscotti con i kiwi, così tanto per fare qualcosa di diverso. E ho trovato la ricetta su internet, vi lascerò qui in sovrimpressione il nome del sito dove ho preso la ricetta, dove l'ho trovata. Comunque quando poi la facciamo vi dirò gli ingredienti e i passaggi, diciamo, li facciamo assieme. E niente, poi devo sistemare ancora la cucina e volevo stirare se riesco stasera. Devo ancora, in realtà devo ancora pensare anche alla cena, quindi sono molto in ritardo sulla tabella di marcia perché non ho proprio idea di che cosa fare da cena. Ma no, sì, ci sono dei finocchi, potrei fare quelli tagliati a listarelle e farli cuocere in padella con le patate. E poi facciamo il secondo, cioè facciamo questo, cioè gli hamburger vegetariani senza glutine per Maurizio e Gabriele, gli hamburger vegetariani per me, e adesso vediamo per i bambini se c'è ancora c'è il pollo, se lo vogliono. Pollo, mamma, pollo. Che nell'air fryer è comodissima, pollo, perché viene proprio tipo il pollo arrosto che si compra più o meno. E rimane bene, cioè lo metti lì, lei fa, solo che diciamo è un po' come un forno ma un po' più piccolo secondo me, ecco, se dovessi classificarla proprio in una posizione. E sì, penso che farò questo, così tanto facciamo andare anche la verdura. Ed è passando il treno adesso, perciò io
Vi saluto, ci vediamo dopo a casa per preparare la torta e i biscotti ai kiwi e niente. E tanto prepariamo anche poi la cena assieme, così poi vi edito il video e ve lo pubblico. Ciao. Ah, ecco, mi sono dimenticata, mi è venuto in mente mentre andavo avanti, che praticamente ho letto su Facebook che stanno pensando di mettere di far scuola, di far andare a scuola i ragazzi anche giugno e luglio. Ma ho letto anche che è facoltativo, quindi se un ragazzino, più che altro i genitori vogliono mandarlo, può andare. Io non penso proprio che li manderò, perché non essendo una cosa che cioè l'estate hanno bisogno proprio di stare a casa, di riposarsi, io ho bisogno di stare con loro perché sento la necessità di passare del tempo con loro, perché comunque poi d'inverno con la scuola e tutte queste altre attività non si può, perciò preferirei così, cioè preferisco così e quindi non. Loro non credo che, non credo proprio che andranno. Però ecco, sono rimasta un po' così perché credo che nessun bambino voglia andare a scuola d'estate. Se è fatto come scuola, il centro estivo è diverso, si fa i compiti, però per la maggior parte del tempo comunque giochi e ti diverti, quindi secondo me è diverso. Niente, l'ho visto e mi è venuto in mente, ho detto va bene, parlo, così fatemi sapere voi se avete letto questa notizia, cosa ne pensate. E poi ecco, volevo dirvi anche un'altra cosa, che ieri tornando, andando a prendere Giorgio, poi tornando a casa, e c'è una casa qui del paese dove c'è la scuola di Giorgio vicino a noi, ha preso fuoco il tetto. E ne usciva il fuoco dalla canna fumaria ed è stato veramente spaventoso. E fuoco così mi ha fatto abbastanza paura. C'erano già, mi sono fermata, ma c'erano già delle persone ferme che avevano già chiamato i vigili del fuoco, quindi poi io ho continuato per la mia strada, però mi sono fermata perché comunque, cioè, sono sempre quelle cose che ti lasciano un po' così. Poi a furia di guardare, scusate, tutti questi telefilm dei pompieri mi ha un po', ecco, mi ha lasciato un po' così, no? Comunque sono arrivata a prendere Giorgiola e niente, e noi allora ci vediamo dopo a casa. Ciao! Ciao! Lo sai! Dai, tira sulla mascherina. Pronti per andare a scuola, c'è anche Gabriele qua, ma è sempre il solito rompiscatole. Sì, che non si vuole far vedere. Buona giornata, bimbe. Ciao. Buongiorno. Allora, oggi è giovedì. Ieri in live vi ho fatto una sorpresa, abbiamo preparato questi biscotti con il kiwi e devo dire che sono veramente buonissimi. E adesso per colazione ne sto mangiando uno. E niente, poi devo andare a fare un po' di lavori. E poi alle 11 devo portare Giorgia a fare la carta d'identità elettronica. Allora, aggiornamento. La roba dall'asciugatrice è uscita asciutta, perciò ieri ho sistemato il problema che probabilmente aveva. Quindi adesso la stavo piegando un attimino. Così poi dopo, perché devo portare appunto Giorgia a fare la carta d'identità, dopo poi la vado a mettere a posto.
Perché hanno tolto tutto quello che c'era qui? Non lo so. Visto Pia? Sì. Uccellino bianco. Allora, macchina caricata per oggi da portare. Lì ci sono gli scatoloni di vestiti. E adesso andiamo in casa a preparare il pranzo, che tra un po' arrivano i bambini. Sono le 12:38, mi sembra. Sì, 12:38. Ciao. Andiamo, no, ancora. Andiamo, andiamo. Vai, ma le piante qui dove sono finite? Dai, vai. Su. Dobbiamo andare su. Dobbiamo andare su. Ancora un piano. Tieniti, tieniti. Ah, mamma mia. Non sono fatto niente io. Vai. Nunzia. Nunzia, sì. Dai, vai. Dai, vai. Massa, non ci sono più scaline. Non ha guardato, ha tenuto e ha tirato sul piede per fare la scalina anche se non c'era più. Dai. Hai già mamma? Ciao Titti! Vai, dai, vai! Vai! Micio, ciao Micio! Mamma, guarda! Ciao! Mamma! Ciao mamma! Oddio, mi sparano! Guardate ragazzi! Ti spara Giana! Ciao Titti! Dov'è? Dov'è? Guardate, guardate! È qui sotto la tartaruga. Devi portare lì. Ah, è là. Ci sono i pesci. Perché ci sono due pesci rossi? Sì. Non si sono ancora mangiati quelli di fiume? No. Meno male. Ciao! Non ci sono proprio guardati. Meno male, lì ci sono i pesciolini nuovi. Allora, siamo arrivati a casa. Come sentite c'è un gran casino. Venire a vedere l'orso. Lo sento? No, lo sento il casino. E vi faccio vedere cosa ha preso l'Eurospin. Più che altro mancava verdura, carne, così per loro. Allora ho preso 4 pacchetti di cuori di iceberg. Devi passare? Scusa. Passa. Poi ali di pollo non separate, confezione famiglia. Ho preso questa qua che dentro ce n'è 3 a 1,91 €. Questa qua che dentro ce n'è 4 a 2,03 €, così sono 7 e per una volta le hanno. E poi questa qui 1,53 €. E questa qui 2,07 €. E poi qui 1,15 €. Anche qua ce n'hanno per un'altra volta, quindi siamo a 2 cene praticamente. Poi ho preso hamburger di tacchino con rosmarino, ne ho presi 2 perché sono senza glutine, li ho presi appunto per Maurizio e Gabriele, perché per loro ho preso cordon bleu, pollo e tacchino, e ce ne sono 6, in realtà ci sarebbero anche per me, però. Cotolette di pollo con spinaci, che ho preso così, e poi ho preso anche le cotolette di pollo. Se non sbaglio, da qualche parte ci deve essere anche la confezione grande delle cotolette di pollo. E poi ho preso della lonza a fette,
2 euro, 2,20 euro, 1,81 euro, e poi questa qui 1,83 euro. Adesso metto via questa e poi vi faccio vedere il resto. Poi 3 confezioni di spinaci porzionati, 3 avocado, 2 sono già maturi, 1 invece più indietro, 2 confezioni di julienne emmental, che voglio fare le zucchine ripiene così ce le vogliamo mettere sopra, i 2 di grana padano DOP grattugiato, 4 broccoli, 1 confezione di questi chef burger con erba cipollina, 1 sacchettone di mele verdi e 1 pacco di cracker integrali. Poi dei peperoni gialli, 2 pacchi di carote, ecco qui le cotolette di pollo, la confezione grande, 2 confezioni di tonno naturale, delle zucchine che erano in offerta, poi nuggets di soia per me e straccetti di soia, sono buonissimi. L'altra volta li avevo fatti così, vorrei provarli a fare nella peperonata. E poi qui i peperoni rossi, appunto, per fare la peperonata. Mi piacciono sia questi, cioè questi qua non lo so, devo ancora provarli, ma il tofu nella peperonata è una bomba. Vorrei provare questi straccetti di soia. Comunque adesso tiro sulle ultime cose, metto a posto queste e vi faccio vedere quello che rimane. Per finire, 1 confezione di Scottex, di questo qui che prendo sempre, 1 confezione di acqua in bottiglietta piccola, crocchette per Olivia e crocchette per Oggy. Spero che questo video un po' così confusionario vi sia piaciuto. Come al solito vi lascio lo scontrino e noi ci vediamo domani con la live alle ore 21:30. Mi raccomando, non perdetela. A domani, ciao!